Construir Europa en tiempos de incertidumbre ha sido el tema principal de la decimotercera edición de la Conferencia sobre el Estado de la Unión. Ponentes de todo el mundo acudieron a Florencia con motivo de este evento de dos días para debatir sobre los cambios que ha experimentado la Unión Europea como consecuencia de la crisis sanitaria o de la guerra en Ucrania. A volte l'Europa si concentra su piccoli problemi e non è in grado di affrontare le grandi questioni. Perché l'Italia ha posto il tema della migrazione? Perché è un tema che riguarda tutti, non è un tema che riguarda soltanto l'Italia. Uno de los problemas de Europa es su posición en el tablero político mundial. Para algunos expertos, el continente se está debilitando en relación a sus competidores. Unfortunately, while we've got a little bit stronger, other people have got a whole lot stronger. So that relative to China, to Russia, to India, to other non-Western powers, I think we are relatively weaker, and that is part of our problem. I tempi incerti non sono finiti e le prossime elezioni saranno cruciali per determinare il futuro dell'Unione Europea. Dalla conferenza sullo Stato dell'Unione emerge un messaggio molto chiaro. Le lezioni che sono state apprese dalla gestione delle recenti crisi da sole non bastano per costruire un'Europa più forte. Giorgia Orlandi, Euronews, Firenze.